Successo esterno e tre punti dedicati per la Lodigiani di Garanzetti nell'ottava giornata del campionato giovanissime di Girone B. La capolista con le reti di Stefano e Astancolli batte per 1-2 a domicilio il Giardinetti Garbatella di Giuliani, passato in vantaggio con Ruggeri. E la Lodigiani a partire meglio, palla in verticale e conclusione che termina alta sopra la traversa dopo appena 6 minuti di gioco, mentre i padroni di casa che rispondono al quarto d'ora, palla sulla destra per Ruggeri con il tiro cross del numero 2 bloccato dal portiere ospite. Al 19esimo, conclusione della distanza di Dominizzi, risposta di Patulli in calcio d'angolo con poco dopo lunga azione manovrata da parte dei Reds con Spera che termina allo stesso Dominizzi su invito da parte di Di Stefano, palla che però termina al lato. Padroni di casa che passano allora al 20esimo, Giardinetti che recupera sulla tre quarti e Spera che arriva a Ruggeri, destro secco sul primo palo e gol 1-0, al quale la Lodigiani risponde subito dopo. È il 28esimo infatti quando dal corner va Di Stefano di testa, Patulli non è perfetto in uscita ed è 1-1. Finale di frazione con Giardinetti ancora pericoloso, Ambrosini recupera sulla metà campo e fa partire l'azione, Spera che arriva a Coletta ma il numero 11 in maglia quest'oggi granata si fa ammurare. Ripresa con Lodigiani pericolosa su punizione dopo un minuto, Capotosti manda il destro al lato ma non di molto, mentre Giardinetti bravo in pressione e all'11esimo è Pepe a girarsi e provare il destro, palla che termina alta sopra la traversa. Il match cambia al 23esimo quando Di Stefano reagisce malamente al fallo subito con il direttore di gara che manda il numero 11 della Lodigiani sotto la doccia, ospiti che restano così in inferiorità numerica. Ma è qui che esce il carattere dei ragazzi di Garanzetti, perché due minuti più tardi palla per Astancolli, superati due avversari, batte sul primo palo 1-2 ed è il gol decisivo. Ospiti che colpiscono infine una traversa nel finale, ma punteggio che praticamente non cambia più. Lodigiani batte Giardinetti 1-2.